Il terzo appuntamento con la fiction di Gianni Morandi sarà disponibile sul sito di Mediaset. Prosegue in prima serata su Canale 5 il successo della fiction L'Isola di Pietro 2 con protagonista Gianni Morandi. Domenica 4 novembre, infatti, verrà trasmessa la terza puntata della seconda stagione della serie, che sarà caratterizzata dal ritrovamento del corpo senza vita di Vanessa Siles, dalle ricerche di Diego e dagli strani malesseri di Elena. Per chi non avrà la possibilità di seguire in diretta la fiction potrà rivederla in streaming sul sito ufficiale di Mediaset. Dove rivedere online la terza puntata dell'Isola di Pietro. Nel dettaglio la replica della terza puntata dell'Isola di Pietro 2 sarà disponibile in streaming sul sito gratuito Mediaset Play. Da rilevare, inoltre, che è possibile scaricare l'app gratuita su smartphone e tablet con la quale è possibile rivedere i contenuti Mediaset in qualsiasi momento anche se non si dispone di un personal computer. Anticipazioni, cast e ascolti. Le anticipazioni della terza puntata della fiction con Gianni Morandi ci segnalano che Diego si allontanerà notevolmente da Caterina per andare a cercare la verità sulle sue origini familiari. Nel frattempo tutto il paese sarà sconvolto dalla notizia del decesso di Vanessa Siles. In questa fase Pietro si avvicinerà molto a Fabrizio, soprattutto quando quest'ultimo sembrerà essere coinvolto nella morte della Siles. Intanto Elena sarà colpita da alcuni strani malesseri fisici. Nel corso delle indagini per la morte di Vanessa, Elena ed Alessandro fermeranno un ragazzo nigeriano di nome Samir. La poliziotta, infatti, arresterà il giovane dopo aver trovato una sciarpa di Vanessa nei suoi alloggi. Vi ricordiamo che sono 6 gli episodi della seconda stagione dell'Isola di Pietro. Le puntate andranno in onda per 6 domeniche consecutive salvo eventuali cambiamenti di palinsesto. Il cast della serie non ha subito grossi stravolgimenti rispetto al primo ciclo di episodi ed è composto da Gianni Morandi, Pietro, Alma Noce, Caterina, Chiara Baschetti, Elena, e Michele Rosiello, Alessandro. Le new entry della seconda stagione sono Elisabetta Canalis, nel ruolo di Giulia, e Lorella Cuccarini, nel ruolo di Isabella. Fino ad adesso la fiction con Morandi è riuscita ad ottenere lusinghieri risultati per quanto concerne gli ascolti. In particolare la prima puntata è stata vista da 3.328.000 con uno share del 15,27% mentre la seconda ha raccolto 3.000.